Siamo qui con Marco Cervi, responsabile degli eventi di Federal Ancona. Partiamo prima di tutto dai numeri: 73.000 visitatori nei primi due giorni, più 22% rispetto alla precedente edizione. Come ci siete riusciti? No, ci siamo riusciti lavorando intensamente negli ultimi due anni, soprattutto dalla scorsa edizione abbiamo cercato di organizzare dei roadshow in giro per l'Italia e per il mondo, proprio per cercare di coinvolgere più operatori possibili. E la cosa che credo abbia dato un ottimo risultato sono proprio le conferenze stampa, l'organizzazione di incontri con operatori e con i media di vari paesi extraeuropei. Questo sicuramente ci ha portato, credo, un numero notevole di operatori dell'Estremo Oriente, dagli Stati Uniti e dal Sud America. Come invitiamo le nostre aziende ad andare all'estero? Ma questa è una tradizione che l'UNACOMA ha fin dalle sue origini. Noi siamo una delle associazioni di categoria, una delle federazioni di categoria di Confindustria che ha la maggiore propensione all'esportazione. Le nostre imprese esportano circa il 70% di quello che producono, quindi i 10 miliardi di euro ne esportano, come le dicevo, circa 6,5-7 miliardi. I nostri costruttori sono sempre stati costruttori votati all'esportazione ed è per questo che noi fin dagli anni 70 organizzavamo missioni all'estero, studi di mercato in paesi esteri e presenze istituzionali o presenze con aziende alle principali manifestazioni feristiche in Europa ed ex Europa. L'ITV ha raccolto tantissime interviste in questi giorni e abbiamo rivelato che c'è piena soddisfazione, soprattutto, e non è scontato, anche da parte degli espositori. Tuttavia, Emma Green, se non è dedicato al giardinaggio, ha ancora uno spazio molto ridotto rispetto all'agricoltura. C'è ancora margine per crescere? Ma diciamo che Emma Green come macchine è un grosso margine di espansione ulteriore non c'è. Mancano alcuni marchi molto importanti, già da alcuni anni, da alcune edizioni Emma, però lo spazio del garden più o meno è quello. Noi abbiamo provato negli anni 2000, durante quel periodo, a organizzare una fiera dedicata al giardinaggio, Expo Green. La crisi, ma anche il numero limitato di aziende che ci sono a livello mondiale, ci hanno sconsigliato di fare una fiera dedicata solo ed esclusivamente a quel settore. In considerazione poi del fatto che in molti paesi europei ed extraeuropei l'importatore di macchine agricole è anche l'importatore di macchine da giardinaggio, quindi viene all'EMA e vede tutti e due. Venire qua in Italia per vedere solo una parte è più riduttivo e quindi non sono venuto. La nuova entry di quest'anno, di questa edizione, è sicuramente stato il salone dedicato al florovivaismo. È stata una novità ben accolta ma soprattutto capita da un pubblico prevalentemente per gli agricoltori? Ma sicuramente le prime edizioni sono sempre edizioni zero, quindi non è facile, bisogna costruire e investirci. Io credo che questo salone del florovivaismo possa svilupparsi in EIMA. Quest'anno è stata la prima edizione, i risultati sono abbastanza non direi positivi ma soddisfacenti per gli espositori, bisogna lavorarci ancora di più, soprattutto per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Però credo che tutti gli amanti del verde, il pubblico anche generico che viene a Leyma nei tre giorni in cui è aperta al pubblico, è interessato sicuramente a vedere anche il florovivaismo oltre le macchine, quindi penso che sia sicuramente positivo metterli insieme. Domani è l'ultimo giorno di fiera, vi godete il trionfo o siete già in pista per il 2016? No, siamo già in pista per il 2015 prima del 2016. L'anno prossimo abbiamo Bari a Rilevante a ottobre, che è una fiera molto importante che giunge alla quarta edizione e sulla quale crediamo molto, soprattutto per le culture specializzate del bacino del Mediterraneo e del Sud Italia. E poi abbiamo la nostra collaborazione con gli amici della FICCHI, la Federazione della Confindustria Indiana, con i quali organizziamo un EIMA India, si chiama EIMA Agrimac, a dicembre del prossimo anno. Quindi per adesso è tutto mirato a questi due, alla preparazione di questi due eventi che ci assorbono molto. Benissimo, grazie molte. Grazie.